Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Voglio far vedere come ci vedono dentro casa con i satelliti spia e con le alte tecnologie e con le armi ad energie dirette, come riescono a puntarci dentro casa. Come potete vedere dalla fotografia, riescono a vedere la scansione in frequenza a raggi X o frequenza a body scanner o frequenza a scansione sintetica. Come potete vedere mentre stiamo dentro casa a leggere il giornale, vedono il nostro corpo, vedono i nostri punti dei centri nervosi, vedono le nostre ossa e sanno perfettamente come puntare il tracciatore che poi aggrappa una parte del nostro corpo e poi sparano la frequenza o la patologia che deve essere amplificata, come ustioni e patologie varie. Ovviamente utilizzano anche le frequenze di luce o le frequenze a fotoni che vengono riamplificate attraverso un raggio di amplificazione a pressione infracranica diretta all'interno del cervello. Ovviamente queste sono tecnologie sperimentali che vengono attestate su noi cavie umane attraverso sperimentazione e collaudi di laboratori che costano miliardi di euro allo Stato italiano, oppure a società paramilitari che operano con i satelliti spia. Qui potete vedere come vedono i nostri vestiti, perché molti di noi hanno avuto bruciature sui vestiti, hanno avuto delle anomale, buchi sui vestiti che vengono ricreati attraverso l'amplificazione e la concentrazione del campo elettromagnetico della frequenza laser che crea una sorta di surriscaldamento e che brucia le varie cose. Qui potete vedere come loro vedono la nostra intimità anche a livello sessuale e come riescono a mettere delle frequenze a contrasto che, immesse sul nostro corpo, creano una destabilizzazione a livello armonico, sia a livello sessuale per l'eccitazione, sia per la concentrazione per stare con il proprio partner. Questa è una scansione sintetica a contrasto a colore che riesce a vedere il surriscaldamento delle parti del corpo, riesce a vedere i punti dove possono essere amplificate le torture e le frequenze delle gravi patologie, sono circa 200, che sparano su tutti i centri nervosi, sui nervi e sui muscoli. Qui vedete come vedono le nostre piante, come vedono la frutta, come vedono i cibi. Li vedono sia con frequenze organiche che con frequenze inorganiche, perché sono frequenze a contrasto attraverso una tecnologia che scansiona il prodotto per vedere che tipo di riscontro attraverso l'analisi loro possono ricreare, e quindi bruciano la nostra frutta, i nostri vestiti, le nostre cose all'interno di casa. Questi sono come vengono visti gli animali attraverso il satellite spia, quando all'improvviso i cani incominciano ad abbaiare, i gatti incominciano ad essere irrequieti, perché ovviamente la scansione viene rilevata 100 volte di più sugli animali attraverso le frequenze transcraniche, le frequenze sonore, le frequenze a ultrasuoni. Questo è quando ci attaccano in macchina, loro si attaccano su tutti i punti di interazione elettromagnetica in alternata e riamplificano le frequenze a pressione all'interno dell'abitacolo, riamplificando le frequenze di luce all'interno del nostro cervello, sia attraverso la luce del centro della stanza, sia attraverso la luce del centro dell'abitacolo della macchina e sia attraverso le luci della macchina stessa, che vengono riconvertite come una radiazione a campo elettromagnetico che rispara attraverso i nostri nervi ottici, attraverso il nostro cervello. Questo è quando io sto dentro l'autobus, vedete la frequenza a contrasto, il mio corpo che sta all'impiedi si vede perfettamente con una frequenza differente, loro attaccano con l'arma di energia diretta al mio corpo. Qui quando noi lavoriamo vedono perfettamente i nostri punti, le nostre interazioni, e quindi puntano all'interno della pineale, ci bloccano la memoria, ci bloccano il ragionamento, ci cambiano le parole, ci fanno dire una parola invece che un'altra. Pensate che oggi, che è l'ultimo dell'anno, hanno pilotato una persona a farmi telefonare, a dire delle frasi imposte attraverso operatori che manipolavano la mente di questa persona. Guardate la prossima fotografia.
se noi stiamo lavorando o stiamo facendo delle ricerche o stiamo facendo delle analisi, loro ci vedono, allora ci torturano, ci cambiano le deduzioni cerebrali, ci mettono delle frequenze anomale all'interno del cervello, ci fanno perdere la memoria e ci creano dei danni sia attraverso le apparecchiature scientifiche, sia attraverso le apparecchiature tecniche, che sia attraverso le apparecchiature di analisi. Addirittura sono in grado di bloccare gli hard disk, sono in grado di bloccare i computer e sono in grado di creare delle interazioni negative attraverso dei blocchi di frequenza a campo elettromagnetico, che crea addirittura dei blocchi dei software, dei blocchi dei computer, blocchi dei PC, e oppure anomalie delle analisi che noi stiamo facendo. Ma adesso vedete questa fotografia? Questo è la fotografia come vedono a loro quando vanno a prendere le mazzette, le 30.000 euro in nero. Vedete come si vede bene il loro corpo, come si vedono bene le loro armi, come si vedono bene gli orologi, eh? E si vedono bene pure le 30.000 euro in nero che si mettono in tasca, perché attraverso il contrasto della filigrana della banconota e le analisi del riconoscimento della banconota stessa, sanno perfettamente quanto viene rubato alle casse dello Stato e sottratto. Questo invece è l'augurio che faccio a questi torturatori, ai loro generali, al loro direttore generale, per tutto il 2015. Così, visto che vedete bene le mie mani, vedete bene le mie gambe, vedete bene il mio corpo, vedete bene le frequenze a contrasto, sia attraverso analisi con scanner sintetici satellitari in trigonometria GPS, attraverso una tecnologia transcranica, che ovviamente attraverso una mia console che avevo creato per la sicurezza e per la salvaguardia delle persone, sia per il rilevamento dei tumori sui bambini per poterli aiutare, perché loro riescono a vedere con le frequenze anche a contrasto e possono vedere il corpo perfettamente. E se questa tecnologia viene data agli angeli custodi, gli angeli custodi aiuterebbero le persone dalle malformazioni cardiache, gli angeli custodi aiuterebbero le persone eventuali metastasi tumorali, gli angeli custodi salverebbero le persone dalla depressione e cercherebbero di aiutare i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri che entrano in depressione o che stanno per tentare un suicidio attraverso un pretensionatore di pensiero che valuta la gravità del gesto che farebbero, e il sistema avviserebbe gli operatori che andrebbero subito a salvare o cercare di aiutare o cercare di far cambiare una sorta di deduzione, diciamo una sorta di miracolo, una sorta di aiuto che una tecnologia che serve per creare la guerra invece creerebbe la pace. Ma ovviamente gli operatori che stanno dietro questi sistemi, che guadagnano miliardi di euro per creare gli attentati, per creare la dipendenza, per creare le gravi patologie psicotiche, per attestare e collaudare su cavie umane queste tecnologie, ovviamente non gliene frega niente di salvare le persone, perché più persone vengono collegate, più persone vengono attaccate con questi sistemi e più si spende di farmaci, più si spende di dipendenza e di tanto altro. Amici, io auguro a tutti un buon 2015. Questa notte i servizi segreti mi attaccheranno con le armi ad energie dirette, perché già in comunicazione telepatica me l'hanno detto prima, e hanno detto che già stanno alzando tutte le patologie delle gravi psicosi cerebrali simulate attraverso il satellite spia. Tanti auguri, amici.